what your country can do for you, we shall ask what you can do for your country. Si manifesta la ricerca di qualcosa di nuovo. La favola finisce, che sono tutti felici, contenti e intossicati. Idee confuse sul progresso e che hanno poche idee sull'eguaglianza. Matteo Salvini nasce a Milano il 9 marzo del 1973, un giorno dopo la festa della donna. Quindi i giorni di festa diventano due. Il padre, dirigente d'azienda, e la madre, casalinga di Voghera per la precisione di Monferrasco, frazione di Voghera, cercano di allevare il figlio circondandolo d'affetto ed attenzioni. Già dai primissimi anni di vita, il piccolo Matteo si dimostra molto sveglio e pieno di iniziative, fino a che, all'età di 7 anni, in una domenica di svago con i suoi genitori, inizia a mostrare alcuni strani comportamenti. Allora, Matteo. Matteo. Che cos'è questa là? La palla. La palla. La palla, bravo, la palla, bravissimo, bravo. Allora. Che cos'è quello? La palla. No, quello lì è là? È la palla. Ma non là. No. È l'albero, non la palla. Matteo, e ascoltami. Io. Lui chi è? Il pa? Il palla. Ma non il pa. Non il pa. Il pa, il palla. Ma no, Matteo, il papà. La sindrome di Bose-Finder. La sindrome di Bose-Finder, sì, è una malattia rarissima, colpisce una persona su 2 milioni e interessa principalmente il lobo parietale del cervello. Sì. L'affetto di sindrome di Bose-Finder è incapace di associare il significante al significato, ovvero, per fare un esempio molto semplice, prendiamo questo paio d'occhiali, un oggetto semplicissimo, il soggetto riconosce gli occhiali, ma è incapace di associare a loro il nome stesso dell'oggetto, cioè occhiali. Purtroppo per Matteo la sindrome di Bose-Finder non può essere curata. La famiglia Salvini però non si perde d'animo e, seguendo i consigli dei medici, allena quotidianamente il figlio con un metodo tanto artigianale quanto efficace. Nonostante i notevoli miglioramenti, le disfunzioni più gravi della Bose-Finder sono ancora presenti nella testa di Matteo. Tant'è che ancora oggi i suoi collaboratori più fidati preparano per lui delle felpe di sostegno per aiutarlo. Ma la sindrome di Bose-Finder è ancora presente nella testa di Salvini. C'è una storia, un'immagine che tutti ricordano, gli addetti ai lavori. Era il 2013, un comizio, se non sbaglio, ad Alba. I collaboratori di Salvini si erano dimenticati di preparargli la felpa di sostegno con su scritto il nome della città. Allora Salvini si presenta su questo palco e la prima cosa che dice è «Ciao Diadora!», confondendo platealmente il nome della marca con il nome della città. Gaffa clamorosa, tutti ne parlano, i collaboratori disperati, gelo tra i presenti, ma anche questo ci fa capire che ancora sono tante le conseguenze della malattia che l'ha colpito da bambino. Gli anni passano e arriva così il periodo delle scuole elementari. Matteo è costretto a scontrarsi per la prima volta con la cattiveria degli altri bambini, in particolare del simpatico Roberto Rom. Allora, innanzitutto va detto che me della malattia di Matteo non sapeva niente, proprio non sapevo niente, no? Eravamo bambini, cosa ho avuto che sapesse, no? Io ero appena arrivato con la famiglia da Verona a Milano, quindi nessuno, non conoscevo nessuno, quindi volevo farmi amici e compagni, essere accettato, capito? Poi anche, naturalmente anche a conquistarmi qualche bottina, no? Dalla scuola. E siccome la classe, e tutti lo sa questo, no? Era tappezzata dai cartelli per aiutare Matteo, no? Che era cartelli dovunque, capito? Questo è il bagno Matteo, questo è l'eccesso Matteo, questa è la mensa Matteo, il cervello Matteo, capito? Allora mi è venuta questa idea. Ho preso praticamente un cartello che era in bagno e l'ho messo in classe, e quello della classe l'ho messo in bagno. Poi sono andato tranquillamente a sentarmi al mio posto e aspettare. Ecco, passano 10 minuti, te giuro, 10 minuti, e il corre come una furia in classe, Matteo, capito? E si abbassa i pantaloncini, non che si mette a fare la cacca sulla cattedra della maestra. Te giuro, non che poteva credere nessuno, capito? E tutti giù a ridere, naturalmente, tutti divertiti, allegri, no? Perché poi, insomma, era una mattina divertente, se vogliamo, no? Non per Matteo, claro. Quello che per Roberto e la gente normale poteva essere un banalissimo scherzo, non lo è per un malato di Bose-Finder. Da quel giorno, infatti, Matteo ha associato nella sua testa la parola Rom ad un concetto negativo, e così l'odio e l'intolleranza verso il compagno Roberto vengono estesi di conseguenza a tutta la popolazione di origine Rom. La malattia, però, non ha portato solo odio nella vita di Matteo. Ma io e Matteo siamo stati fidanzatini un paio d'anni alle elementari. E lui mi ha conquistata perché la prima volta che mi ha vista mi ha chiamato palla. Ma amore!
Ho scoperto che chiamava così tutti, però vabbè. Io ormai ero innamoratissima, proprio lui era tenero, era imbranato, cioè era carino proprio. Poi vabbè, mi sono trasferita con i miei, con la famiglia, insomma, nel Lazio, quindi ho cambiato scuola e ci siamo persi di vista. Ogni tanto mi chiedono, chissà, se io e Roberto Roma avessimo avuto i cognomi invertiti, cioè io Marta Roma e lui Roberto Lega. La scena italiana sarebbe stata completamente diversa, no? Seguendo la tesi di Marta, probabilmente oggi Matteo Salvini sarebbe a capo di un ipotetico partito Rom, ma sono solo ipotesi. Quello che è certo è che Matteo Salvini oggi è il segretario della Lega Nord ed ha aperto al Sud. Si pensa che questa scelta sia dovuta al tentativo di avvicinare la sua Lega a quella Lega con Frangetta e Treccine che tanto lo aveva fatto innamorare. C'è chi sostiene invece che sia per semplice interesse elettorale. Quest'ultima ad oggi sembra l'opzione più probabile. Sweetheart, baby.